Però volevo capire se la gravità dei ricoverati, al di là di quelli che sono in terapia intensiva, penso siano gravi, se no non sarebbero lì. Però in generale si è parlato a lungo di un virus che magari era un pochino meno aggressivo. Lo è davvero oppure i casi ricoverati comunque sono tutti abbastanza gravi? No, allora lo dicevo appena ci siamo collegati, le caratteristiche cliniche del virus sono rimaste le stesse, non sono cambiate. Siamo più avvantaggiati perché, come le dicevo in precedenti incontri, riconosciamo i marcatori precoci di progressione, quindi sappiamo con che armi intervenire qualora iniziano a esserci marcatori positivi per eventuale progressione. I pazienti sono un po' più bravi perché arrivano un po' prima e quindi questo ci dà una strada più facile da percorrere, nel caso contrario diventa tutto più difficile, tutto più di corsa e con poche possibilità di risposte efficaci o chiare. Per cui direi che queste due componenti insieme ci permettono di stare un filo più tranquilli, però i casi dei pazienti fragili. I pazienti già comorbidi ovviamente sono gravi sempre da subito ed è ancora uguale alla fase iniziale della pandemia. Come è successo in altri, mi ricordo nell'emergenza più acuta, ci sono casi a rapidissima evoluzione, anche in questo è cambiato qualcosa. Ci sono casi che vanno più velocemente, non te lo spieghi e non capisci perché. Lì probabilmente è una. Dipende anche dalla carica virale infettiva, che non è per tutti uguale, e dall'abilità del proprio sistema immunitario di contenere un'infezione o di rispondere in modo esagerato all'infezione. Per cui qualcuno che è un po' al di fuori della curva di Gauss di comportamento c'è sicuramente, come c'era Marco. Grazie.